Los Angeles. Arrivai a Los Angeles da Filadelfia, dove avevo trascorso 5 anni della mia vita per frequentare l'Accademia di Belle Arti. Filadelfia è famosa come la città dell'amore fraterno, ma quando ci vivevo era un buco d'inferno. In quella città di amore non ce n'era molto. Giunsi a Los Angeles di notte, così solo al mattino seguente, quando varcai la soglia di un appartamento sul San Vicente Boulevard, vidi la sua luce. Pura esaltazione per la mia anima. Mi sento fortunato a vivere con questa luce. Amo Los Angeles. So che tantissime persone, visitandola, vedono soltanto un'immensa distesa di monotono disordine. Se ti fermi un po', invece, ti rendi conto che ogni quartiere ha una propria atmosfera. A Los Angeles l'età d'oro del cinema è ancora viva, nel profumo notturno dei gelsomini e nel clima mite. La luce poi è una fonte di ispirazione e di energia. Perfino con l'inquinamento, possiede un non so che di vivido e di caldo. Non è violenta, mi infonde la sensazione che tutto sia possibile. Non so perché. È diversa dalla luce di altri luoghi. Ma Filadelfia non è neanche lontanamente così vivida, nemmeno d'estate. All'inizio fu proprio la luce ad attirare Los Angeles, tutti quelli che volevano fare cinema. Questa città è tuttora un luogo meraviglioso. Hereesred, la mente che cancella. Hereesred, la mente che cancella, è il più spirituale di tutti i miei film. Quando lo dico nessuno capisce, ma è così. Hereesred si stava sviluppando in una certa direzione e non avevo idea di cosa volesse dire. Cercavo la chiave d'accesso al significato di quelle sequenze. Qualcosa capivo, ovviamente, ma non sapevo quale fosse il cemento che teneva insieme l'intero film. Una bella fatica. Così tirai fuori la Bibbia e iniziai a leggerla. Un giorno lessi una frase. Chiusi la Bibbia. Era fatta. Fine del discorso. Allora vidi il film come un tutt'uno. La frase completò questa visione al posto mio, al 100%. Penso che non rivelerò mai quale fosse quella frase. La velocità della vita. 50 anni fa la gente diceva tutto va sempre più in fretta. 20 anni fa continuavano a dire tutto va sempre più in fretta. Sembra sempre così. Ancora di più ai giorni nostri. È una follia. Se guardi spesso la televisione e leggi molti giornali, ti sembra quasi di non riuscire a stare al passo con il mondo intero. Durante i 5 anni necessari per terminare le riprese di Hereesred, la mente che cancella, pensavo di essere morto. Credevo che il mondo sarebbe stato radicalmente diverso prima di riuscire a portare a termine il film. Mi dicevo, eccomi qui, intrappolato in questa dannata cosa. Non riesco a finirla, il mondo mi sta lasciando indietro. Avevo smesso di ascoltare musica e la televisione non la guardavo comunque. Non volevo che mi raccontassero che cosa succedeva nel mondo, perché per me era come morire. A un certo punto pensai addirittura di costruire un piccolo set di cartone e un pupazzetto del protagonista, Henry, alto magari 20 centimetri, e animarlo in stop motion fino alla fine. Era l'unico modo immaginabile per portare a termine il film perché non avevo un soldo. Poi una sera mio fratello minore e mio padre mi fecero accomodare in una stanza buia, forse un salotto. Mio fratello è un tipo molto responsabile, come nostro padre. Mi fecero un bel discorsetto. Ci mancò poco che il mio cuore si spezzasse, perché dissero che avrei dovuto trovare un lavoro e lasciar perdere Hereesred. Essere responsabile e trovare un lavoro, avendo una figlia piccola. Beh, un lavoro lo trovai. Consegnavo a domicilio il Wall Street Journal e guadagnavo $50 alla settimana.
risparmiavo il necessario per girare una scena e finalmente chiusi l'intera faccenda. Iniziai anche a meditare. Jack Nance, l'attore che interpretava Henry, mi aspettò per 3 anni, conservando il ricordo del personaggio, tenendolo in vita. C'è una scena del film in cui si trova davanti a una porta chiusa e solo 1 anno e mezzo dopo girammo la scena seguente in cui lui la varcava. Mi chiedevo come fosse potuto succedere. Come ha fatto a rimanere coerente con il personaggio per così tanto tempo? Invece Jack aspettò e ci riuscì. Un detto recita: vivi con ciò che hai e non con ciò che aspetti. Vivi con ciò che hai e fai il tuo lavoro. Queste sono le uniche situazioni che puoi tenere in pugno. Tutto ciò che non dipende da te è al di fuori del tuo controllo. Puoi però mettercela tutta e fare del tuo meglio. Il mondo non ti lascerà indietro. Nessuno ti garantisce che meditando, consegnando a domicilio al Wall Street Journal, diventerai una persona di successo. Se sei determinato e mediti, però, cambia e migliora tantissimo il modo in cui superi gli eventi della tua vita esteriore, posto anche che rimangano gli stessi. Gli yogi. Le prime volte in cui vidi in alcuni libri le fotografie dei maestri di yoga, gli yogi, seduti a gambe incrociate nelle selve delle foreste indiane, qualcosa mi costringeva a dare una seconda occhiata. Notavo i loro volti. Non erano quelli di uomini che sprecavano il proprio tempo, ma di uomini che possedevano un qualcosa che io desideravo, anche se nemmeno lo conoscevo. Ne ero attratto. Quanta potenza, quanta dignità erano presenti. La paura, invece, era assente. La maggior parte dei loro volti mostrava un'espressione di allegria o amore, o di potenza e forza. Questo fatto mi portò a pensare che l'illuminazione, pur non sapendo che cosa fosse, dovesse esistere realmente. Immaginai che l'unico modo per cercare di conquistarla fosse iniziare a immergermi me stesso, stando a vedere cosa si sarebbe dischiuso, perché sapevo che non ci sarei riuscito vivendo una vita di apparenza a Los Angeles. La tavola calda, Bob's Big Boy. Dalla metà degli anni 70 fino ai primi anni 80 andavo da Bob Big's Boy praticamente ogni giorno. Prendevo un frappè e stavo seduto a pensare. Stare in una tavola calda a riflettere ti infonde un senso di sicurezza. Puoi prendere un caffè o un frappè, rintanarti in loschi angolini bui e ritornare sempre alla luce scura, sicura, della tavola calda. The Angriest Dog in the World. Il fumetto The Angriest Dog in the World venne alla luce quando stavo lavorando a Erezered. Disegnai un cagnolino, mi sembrava arrabbiato. Iniziai a guardarlo e a pensarci su, chiedendomi perché lo fosse. Disegnai quindi una striscia con 4 vignette, nelle quali il cane restava sempre immobile. 3 erano ambientate di giorno, 1 di notte. Il tempo passa, ma il cane non si muove mai. Avevo la netta impressione che il motivo di questa rabbia fosse l'ambiente circostante, meglio, ciò che succedeva. Il cane sentiva alcune parole provenire dalla casa. Forse accadeva qualcosa dall'altra parte della staccionata o era colpa delle condizioni atmosferiche. Stringi, stringi, venne fuori che il motivo principale era ciò che sentiva provenire dall'interno della casa. Mi sembrò un'idea interessante. Avrei disegnato soltanto le nuvolette dei dialoghi provenienti dalla casa e il cane all'esterno. Magari il contenuto delle nuvolette sarebbe riuscito a strappare una risata. Il settimanale LA Weekly volle pubblicarlo. Lo fece per 9 anni. Dopo un paio d'anni arrivò anche sulle pagine del Baltimore Sun. Ogni lunedì dovevo inventarmi qualcosa da dire. Poi lo comunicavo alla redazione per telefono.
Non sempre inserivo io i dialoghi nelle nuvolette, e infatti qualche volta il risultato non mi soddisfaceva. Così, verso la fine, ripresi a farlo per un po'. Il redattore che aveva curato il fumetto andò a lavorare per un altro giornale proprio nel bel mezzo dell'impresa, e così si alternarono diversi redattori. Verso la fine di quei 9 anni, il primo ritornò a Los Angeles Weekly. Mi chiese di non disegnare più il fumetto. Aveva fatto il suo tempo. La musica. Un giorno stavo lavorando ad Elephant Man, ascoltando la radio, quando sentii l'Adagio per archi di Samuel Barber. Mi innamorai dell'idea che questo brano accompagnasse l'ultima scena del film. Chiesi a Jonathan Sanger, il produttore, di andare a comprarne una copia. Tornò con 9 dischi diversi. Li ascoltai e dissi: "No, non è questo il brano." Non ce n'era uno che andasse bene. Così lui uscì a comprarne altri. Alla fine sentì l'interpretazione di André Previn ed esclamai: "Trovato!" Era composta dalle stesse note delle altre versioni, ovviamente, ma era diverso il modo in cui Previn la suonava. La musica deve sposarsi con il film e valorizzarlo. Non puoi semplicemente tirar fuori un pezzo e pensare che possa funzionare, anche se si tratta di una delle tue canzoni preferite in assoluto, perché potrebbe non avere nulla a che fare con la scena. Quando musica e immagini si sposano, riesci a sentirlo. Il film si riempie di vita. Ed ecco che il risultato può essere superiore alla somma delle parti. L'intuito. Conoscilo mediante la conoscenza di ciò a cui tutto è noto. Upanishad. La vita è piena di concetti astratti e l'unico modo per venirne a capo è usare l'intuito. Intuire è vedere la soluzione, vederla, conoscerla. Ragione e sentimento camminano a braccetto. Una condizione fondamentale per il regista. Come fare perché una cosa ti sembri ben fatta? Tutti hanno a disposizione gli stessi strumenti, le cineprese, le pellicole, il mondo, gli attori. È nel mettere insieme questi elementi che si vedono le differenze. È qui che entra in scena l'intuito. Personalmente credo che l'intuito si possa affinare e dilatare con la meditazione, immergendosi nel sé. C'è un oceano di coscienza in ciascuno di noi, un oceano di soluzioni. Quando ti immergi in questo oceano, nella coscienza, lo ravvivi. Non ti immergi però alla ricerca di una soluzione in particolare, lo fai per ravvivare l'oceano di coscienza. Allora l'intuito si affina e trovi un modo per risolvere i problemi. Sai quando una cosa non va del tutto bene e sai come fare in modo che per te sia ben fatta. Questa facoltà cresce e tutto fila molto più liscio. Il campo unificato. Uno sconfinato oceano di coscienza si fece luce, acqua e materia. I tre elementi si scissero nella molteplicità. In questo modo l'intero universo fu creato in forma di uno sconfinato oceano di coscienza che eternamente si dispiega su se stessa. Upanishad. L'oceano di coscienza pura di cui parla Maharishi Mahesh Yogi è noto anche alla fisica moderna con il nome di campo unificato. Quando nel 1959 Maharishi giunse per la prima volta negli Stati Uniti, il campo unificato della fisica quantistica non era ancora stato scoperto. Così la gente diceva: "Che fesserie, cercano un campo a fondamento di tutto, ma mica esiste, nessuno sa se esiste davvero." Una trentina di anni fa, invece, la fisica quantistica lo scoprì. Come? Penetrando a fondo nella materia, sempre più a fondo, e un giorno, eccolo, il campo unificato. In seguito, scienziati come il dottor John Hagelin confermarono che non si trattava di un'invenzione. Ogni singola cosa esistente proviene da questo campo.
La scienza moderna e quella antica si stanno quindi riconciliando. La scienza vedica, che è scienza della coscienza, studia le leggi della natura, la creazione dell'universo e l'origine di tutte le forme di vita. In questa scienza, l'oceano di coscienza pura è chiamato Atman, il sé. Conosci te stesso, ossia conosci il tuo sé. Ok, ma come? Non ci riesci guardandoti allo specchio, né sedendoti a fare quattro chiacchiere da solo. È lì però, nel profondo più remoto del tuo essere. La meditazione trascendentale è una tecnica semplice e comoda che permette a ogni essere umano di immergersi senza alcuno sforzo in se stesso, di sperimentare i livelli più profondi della mente e dell'intelletto e di entrare in questo oceano di coscienza pura, il campo unificato, il sé. Il punto fondamentale è entrare in contatto con il campo, non tanto comprenderlo razionalmente. Ti immergi in te stesso e sperimentando il campo di pura coscienza, lo ravvivi, lo dischiudi, il campo cresce. Il risultato finale di questa crescita di coscienza è detto illuminazione, il pieno potenziale delle nostre capacità. Il quarto stato di coscienza. Tanti hanno già vissuto l'esperienza del trascendere, però può darsi che non se ne rendano conto. È un'esperienza che puoi fare poco prima di addormentarti. Sei sveglio, ma provi quasi la sensazione di precipitare nel vuoto. Forse vedi una luce bianca e di colpo percepisci un pizzico di beatitudine. Per dindirindina, esclami. Quando passi da uno stato di coscienza a un altro, per esempio dalla veglia al sonno, attraversi un vuoto improvviso. Lì puoi trascendere. Me lo immagino come una stanza bianca e rotonda, con le pareti nascoste da tende gialle, rosse e blu. Le tende simboleggiano i tre stati di coscienza: la veglia, il sonno e il sogno. Nello spazio vuoto fra una tenda e l'altra puoi scorgere il candore dell'assoluto, la pura coscienza di beatitudine. In quel frammento di bianco puoi trascendere. Quindi giungi allo stato di coscienza successivo. La stanza bianca è sempre intorno a te, davvero, anche se è coperta quasi del tutto dalle tende. E qui, là, dappertutto. Talvolta, senza accorgersene o senza sapere come, le persone hanno già trasceso. Con la meditazione trascendentale, quando siedi a meditare, puoi venire in contatto con il muro bianco in ogni momento, rimanendo sempre nello stato di veglia. E questo il bello della meditazione. Raggiungere il sé. Solamente quell'Atman, lo stato della più semplice forma di consapevolezza, è degno di essere visto, udito, contemplato e compreso. Upanishad. Alcune forme di meditazione non sono altro che semplici tecniche di contemplazione o concentrazione. Ti trattengono in superficie. Non trascendi, non raggiungi il quarto stato di coscienza né la beatitudine. Rimani in superficie. Le tecniche di rilassamento possono invece portarti un po' più in profondità. È stupendo, come farsi fare un massaggio. Non è il trascendere, però. Il trascendere è una cosa unica, a sé stante. Quando ti immergi in te stesso, il sé e la vera felicità sono proprio lì. Ce n'è un oceano puro, immenso, sconfinato. È la beatitudine. Una felicità fisica, emotiva, mentale e spirituale che inizia a crescere dall'interno. Tutto ciò che prima ti uccideva si indebolisce a poco. Nel mondo del cinema ci sono infiniti motivi di stress, infiniti motivi di ansia o paura. Il trascendere, però, rende la nostra vita ancora più simile a un gioco. Un gioco fantastico.
la creatività riesce a scorrere sul serio. È un oceano di creatività, la stessa che dà origine a tutte le cose esistenti. Siamo noi, questa creatività. Perché è così facile trascendere? Perché è proprio della natura della mente. Perché la mente vuole raggiungere distese di maggiore felicità. È nella sua natura volerlo, tutto qui. Più scendi in profondità, più felicità trovi, finché raggiungerai la beatitudine pura al 100%. La meditazione trascendentale è appunto il tramite che ti conduce alla beatitudine. La cosa essenziale, però, è venire in contatto con l'oceano di pura coscienza di beatitudine. Scienza moderna e scienza antica. In ambito scientifico stanno emergendo sempre più prove a dimostrazione che l'esperienza del trascendere è reale, così come i suoi effetti benefici. Nel settore degli studi neurologici, misurando le onde cerebrali registrate con l'elettroencefalogramma, è possibile mostrare che la persona in esame sta trascendendo, che è in contatto con un quarto stato di coscienza. L'ho visto coi miei occhi durante alcuni esperimenti dal vivo, seguendo il dottor Fred Travis, neuroscienziato, nel suo ciclo di conferenze. Quando scrivi musica, usi una certa area del cervello. Quando parli, un'altra area. Quando canti, un'area diversa. Quando risolvi un problema di matematica, un'altra area ancora. Per usare tutto il cervello, però, devi trascendere. Ogni volta che trascendi, ti porti dietro un pizzico in più di coscienza trascendentale nel risolvere i problemi di matematica, nel cantare e in quant'altro. Il cervello conserva questa coesione qualunque cosa tu faccia. È un'esperienza olistica. Il cervello è attivo al 100%. Più sperimenti il campo unificato e più la coscienza cresce. Più questa condizione diventa duratura. Non avviene nel giro di una notte, ma giorno dopo giorno, sempre di più. La scienza vedica ha sempre sostenuto che questo campo esistesse e che si potesse sperimentare. Ora, la scienza moderna, una scoperta dopo l'altra, sta confermando questa tesi. Ovunque, sempre. Puoi meditare dappertutto, in aeroporto, al lavoro, dovunque capita. Di solito io medito al mattino prima di colazione e alla sera prima di cena. Durante le riprese di un film, però, medito prima di andare sul set e di nuovo nella pausa pranzo. Se non ho meditato abbastanza, lo faccio ancora alla fine delle riprese. Sono stato in luoghi in cui ero l'unico a meditare nei paraggi, eppure è una grande sorpresa. In un certo senso alla gente piace. Chiedo una stanza silenziosa e mi sento rispondere: «Ma certo, David, vado a cercarti un bel posticino tranquillo e farò in modo che nessuno ti disturbi». E vado a meditare in santa pace. Insomma, buttiamo via tanto di quel tempo in altre occupazioni. Una volta inserita la meditazione nella propria routine quotidiana, il tempo per praticarla lo trovi spontaneamente. L'identità. Il bello della meditazione è che diventi sempre più te stesso.